Si chiude il giallo sul caso della donna trovata morta la notte di Capodanno a Ispica. Si aspettano ancora gli esiti ufficiali dell'autopsia, ma per gli inquirenti il rebus lo rivela il corpo stesso di Francesca Solarino, sul quale non era mai stato riscontrato nessun segno di violenza. Per i militari, la donna, quella notte del 31 dicembre, mentre era sola in casa, si sarebbe suicidata. La pista dell'omicidio era sempre stata percorsa con estrema cautela dagli inquirenti che hanno condotto le indagini. Da qualche settimana sono stati anche tolti i sigilli dall'abitazione teatro del drammatico gesto della 35enne originaria di Bronte, tracce di sonniferi e tranquillanti nello stomaco e gli stessi flaconi trovati in casa insieme agli appunti personali in cui la donna non si sentiva una mamma adeguata, soffrendo per il rapporto non del tutto disteso col marito, hanno convinto gli inquirenti che Francesca Solarino abbia deciso di sua spontanea volontà di farla finita proprio la notte di Capodanno, quando era rimasta sola in casa, soffocandosi con un sacchetto di plastica di quelli per i rifiuti, stretto in faccia. In una lettera trovata dai militari, insieme agli appunti sparsi in cui si diceva depressa, la donna chiedeva scusa al figlio per non essersi dimostrata all'altezza del ruolo di mamma. Era stato il marito a trovare la moglie priva di vita, adagiata sul divano, dopo essere rientrato in casa intorno all'una di notte dal locale in cui aveva trascorso il Capodanno con un amico. La donna, invece, rimasta sola in casa, avrebbe dovuto raggiungere il figlio nell'abitazione dei nonni, ma non ci andò mai.